Mi scusi. No, basta che portavo un porto. Aspettavo un momento. Sì, come sempre. Deve come castrata sotto. No, si vede che l'hanno schiacciata, ma l'interno si è schiacciata. Via Pinino, bene. E c'è una molla, qua come. Questo si muove. Bene. Hai visto? Ti abbiamo portato un generale oggi perché fatti il cambio della... Eh? Però questa bisogna conservarla. Bisogna metterla giù. Tengo. Allora. Parlo io? Sì. Allora. No, parlo io. Va bene. Anche quest'anno siamo qui per festeggiarti. Giusto? Giusto. 101. Io ti invidio, dottor Sam, perché anch'io voglio arrivare almeno a 101 come te. Dici che ce la posso fare? È la mia pensione, sì. Sono arrivato a questo 101 anni senza sapere. Quando nel Felice 90 ero già qua, quando nel Felice 90. Però, a casa mia, io sono di Eviano Marsuglia, i miei parenti sono diventati vecchi tutti, ma non pensavo mai. Quando per i 90 anni mi pareva di essere già avanzato, non ero. Invece il mio cugino ultimamente è morto a 106 anni. Quindi sono arrivato a 100 anni l'anno scorso, adesso 101. Una cosa eccezionale. Ho una fotografia di quando avevo 8 mesi. Non so, con la voce era difficile fare le fotografie. L'ha fatta per mia mamma, era un cicciotto, bambinetto. Poi una quando avevo 10-11 anni, ero un po' timido, ero già in quinta elementare, mi ricordo. Poi mi ricordo nella guerra, non pensavo mai diventare prete intanto, non pensavo, a parte le elementari. Poi ho avuto l'occasione di andare a scuola da un prete vecchio del mio paese, che mi ha fatto così, vieni ti insegno un po' di latino. Ho imparato latino, che il terzo anno che facevo latino, quando sono andato in seminario, come mai che parli latino direttamente? Monsignor Curazza, che ha fondato questa casa, diceva, ma come mai imparato latino tu? Parli più latino che italiano. Non hai parlato veramente bene in latino. Allora... Un attimo, c'è il sindaco anche qua, sai? Allora, sono cresciuto in anni di fascismo, quella volta era il fascismo che comandava, quindi non si poteva tanto andare a destra e a sinistra, però insomma non ho sofferto. Sono diventato, quando era la guerra, e ho fatto il corso di infermiere specialista di guerra. Sapete che mi ha fatto il corso? Mi ha fatto il corso dei professori medici russi. Come mai? Erano prigionieri delle truppe italiane e delle truppe tedesche. Mi ricordo uno di questi professori che sapeva un po' l'italiano, era interprete, il sapeva l'italiano e mi disse: senta, io sono cristiano, sono un cristiano, dice, guai se sanno che sono un cristiano, io che sono professore, mi pare che era professore medico di università, guai se sanno che sono un cristiano,
per dire non avevi tempi, caro, che tempi là. Sono diventato infermiere, diciamo, di guerra, però non ho da benvenuto il coro dell'esercito italiano e sono, io avevo il titolo di dottore in teologia e in filosofia. Come mai il titolo di dottore? Perché fino al 1948 i seminari di Trento, Bressanone, Borsano, Pordenone e Udine avevano per diritto della legge austriaca, ancora la legge austriaca del 1856, che diceva che gli studi fatti in seminari, questi seminari, dava il titolo di dottore. Un titolo, quindi, è capitato così, ce ne si sapeva. Sapevamo noi, però, sapevamo noi di Pordenone. Difatti, quando a un certo momento, prete, io ero capellano maniago, cardinale Ercaro di Bologna, aveva bisogno di preti, ha chiesto nel Friuli qualche prete, no? E siamo andati giù per un anno o due, siamo andati giù, io per caso, proprio per caso, e sono rimasto 40 anni poi a Bologna, cioè andavo avanti e indietro, andato indietro. Però il titolo di laureato ha avuto un grande valore. A Bologna mi ha detto, ma lei ha il titolo di dottore, quindi ho detto, mi interessa poco quello. E invece mi ha subito fatto insegnare storie delle civiltà e storie dell'arte. Mi sono preparato abbastanza bene, ho insegnato tanti anni storie delle civiltà e storie dell'arte. Sono rimasto, andavo avanti e indietro in Bologna ogni settimana, avanti e indietro continuamente, 3 giorni in Bologna, 3 giorni in Modena, 3 giorni qua su. Quindi la mia vita fino a 90 anni così. Poi, per caso, mi hanno chiesto di fare il cappellano del Tempio Nazionale degli Alpini. Per caso, perché il cappellano di quel tempio diventò arciprete del Duomo di Monte Porco di Bologna, diventò arciprete, Monsignor Dardani, e mi disse, fammi piacere, sostituiscimi per qualche settimana. Sono stato per quanti anni, non so, 30 anni, questa settimana. Quel Don Dardani lì diventò vescovo di Imola, Io non sono diventato vescovo, però il vescovo dell'esercito mi ha detto, lei diventa cappellano degli alpini, che sono 300.000 gli alpini ANA, Associazione Nazionale Alpini, non è vero? Associazione Nazionale Alpini. Quindi altro che una diocesi, che tante diocesi hanno 60-70.000 abitanti, 300.000 alpini. Quindi un cappellano di 300.000 alpini è come fosse un vescovo, più o meno, dal lato giuridico sì, dal lato religioso, nessuno vuole diventare vescovo. I giorni proprio mi ricordo che il Papa Paolo, Giovanni Paolo II, dice, nessuno vuole diventare vescovo, a un popolo diventare vescovo. Allora sono qua diventato vecchio di 101 anni. L'anno scorso ho celebrato con voi, con tanti di voi, 100 anni, pensavo mai di arrivare, ho detto, sono arrivato, non so come. Adesso è cominciato il secondo secolo, non so più quanto dire. E anche con la testa a posto, almeno penso di averla ancora io, abbastanza bene, le gambe sono storte, ma la testa è abbastanza buona. Auguro a voi di arrivare a una certa età con la mia mentalità aperta ancora ai problemi del mondo e con salute, e auguro pace e bene a tutti. Grazie alla direzione, grazie agli alpini, auguro tanto in modo particolare ai miei alpini, tutti quanti, abbiamo anche dei generali che pensano di voi. Auguri a tutti quanti voi e sia a tutti pace e bene. Grazie a voi.
saluto il sindaco. Tanti auguri a te, tanti auguri a noi, tanti auguri.